Signore e signori, buonasera. Nel dare il benvenuto a tutti i presenti, vi ringraziamo per aver accolto il nostro invito. Come ben sapete, questo plesso è stato sede del progetto extracurriculare Educazione a una sana alimentazione, che ci ha permesso di ampliare i nostri orizzonti conoscitivi, nonché di fare esperienze meravigliose. Considerata l'importanza e l'attualità della tematica, si è pensato di concludere il suddetto progetto con il convegno che a breve avrà inizio. Un ringraziamento particolare va alla nostra dirigente, dottoressa Rosita Fiorenza, alle nostre docenti, alle nostre collaboratrici scolastiche, ai nostri genitori, al moderatore Enzo Romeo e ai nostri illustri relatori. Non ci rimane che dare il via all'inizio dei lavori, augurando a tutti buon ascolto. In un freddo giorno invernale, al plesso di Casanova ci chiesero di andare. Le insegnanti incaricate furono subito tutte schierate. La famiglia, entrate, venite, vi faremo incontrare. La famiglia dei cibi che dovreste mangiare. Le vitamine, le proteine, i carboidrati, che in questo progetto saranno trattati. Così da una porta uscirono tutti. Le uova, il pane, la pasta e i frutti. Arance, fragole, lattughe e mandarini, di tanti colori, con tante vitamine, che servono molto alla nostra energia e che non possiamo trovarle per altra via. L'importanza di una corretta alimentazione è stata per noi una buona occasione. Mangeremo anche a casa gli alimenti più sani. Lo promettiamo tutti da domani e di questa bellissima esperienza qui a Casanova porteremo con noi più di una giornata. Faremo tesoro del mangiar sano, così la nostra salute ci porterà lontano. Le concorrenti crescono. Potevate già. Allora, entriamo subito nel vivo del convento. Una corretta alimentazione pone le basi per vivere meglio. È un progetto, come dicevano le bambine, extracurricolare, che ha una sua genesi, che ha avuto un suo svolgimento e arriva chiaramente oggi al suo momento conclusivo, che è anche un momento di bilancio, di sintesi, quindi anche di analisi. Io tra poco, abbiamo preparato davvero un piccolo copione, poco fa ero andato in panico perché lo avevo perso, quindi ringrazio la signora per l'immediata e tempestiva collaborazione. Tra poco andrò dunque a presentare coloro che daranno il loro importante contributo a questo dibattito, a questo convegno, a questo, definiamolo in maniera più semplice, momento di confronto. Nel frattempo passo subito la parola alla dirigente scolastica, la dottoressa Rosita Fiorenza, il cui cognome farebbe pensare ad una calabresità forte, invece c'è un tocco molto forte di internazionalità e questo rende ancora più bello il momento, perché visto il provincialismo nel quale spesso ci confinano alcuni anche più autorevoli miei colleghi, anzi autorevoli io non lo sono, avere questo ponte ideale con un angolo molto lontano del mondo è certamente un fatto positivo. Tra pochissimo dunque la presentazione degli altri ospiti, intanto il compito un po' difficile in verità di dare l'introduzione in là al vero e proprio dibattito. Prego. Allora, buonasera a tutti, vi ringrazio per essere venuti qua stasera, sono molto contenta insieme a tutti i docenti di ospitarvi a questo convegno che io ritengo molto importante, soprattutto per la divulgazione di informazioni che sono necessarie a tutti noi.
una corretta alimentazione è fondamentale per grandi e piccini. E come dice il ministro Giannini, l'educazione alimentare nasce sui banchi di scuola, chiaramente in condivisione e con la partecipazione delle famiglie, perché la scuola può senz'altro dare le corrette informazioni per quanto riguarda l'educazione alimentare, ma poi in realtà sono le famiglie che devono fare anche la loro parte. Quando i docenti sono venuti a chiedermi l'autorizzazione per ospitare il convegno, sono stata felicissima di accogliere la loro richiesta, anche perché ritengo che come istituto scolastico, come scuola in generale, abbiamo il dovere, l'obbligo di accompagnare i ragazzi lungo tutto il percorso per quanto riguarda la salute in generale. Nelle linee guida per quanto riguarda l'educazione alimentare, volute fortemente dalla ministra Giannini nel 2011, si parlava proprio della necessità di avviare tutte quelle iniziative necessarie per porre l'accento su un fatto preoccupante, su dei risultati preoccupanti. Cioè, nel nostro paese aumentano sempre di più i bambini sovrappeso e obesi. E allo stesso modo aumentano sempre di più il numero dei bambini, anche in giovane età, che soffrono di disturbi connessi al comportamento alimentare. È chiaro che questo può portare a delle devastanti conseguenze nel futuro dei nostri bambini, soprattutto per tutta quella serie di patologie legate a questi disturbi, all'obesità e alle problematiche che ne possono derivare. Quindi ritengo che abbiamo il dovere, come genitori, come cittadini, a cercare di indirizzare i nostri ragazzi su delle strade corrette. Allora, lo so che è difficile, noi viviamo in una società oggi molto veloce, dove mentre magari 40 anni fa avevamo le mamme a casa e quindi potevano preparare tutte quelle delizie, e quando arrivavano i bambini a casa avevano già tutto pronto, oggi è sempre più difficile, parlo anche per me, è quasi impossibile che io sia a casa all'orario di pranzo delle mie figlie, e quindi tendo a ovviare alla necessità di cucinare con qualcosa di già pronto, di congelato, e questo non è un bene, questo non è assolutamente un bene. Abbiamo sacrificato molto di quello che è la tradizione e la cultura, e l'Italia è il luogo, ricordiamocelo, della dieta mediterranea, patrimonio dell'umanità sin dal 2010. E allora io ho avuto questa sensazione, non so se è corretto questa mia sensazione, mi rivolgo agli esperti qua presenti, che purtroppo la globalizzazione, la nostra voglia di aprirci al mondo ci ha portato anche a sacrificare quelle che sono le nostre tradizioni culinarie, soprattutto i bambini che sono attirate dai fast food. Infatti io vedo sempre bambini, andiamo a McDonald's, purtroppo sappiamo che problematiche può portare anche l'uso continuo di questo tipo di cibo, o comunque usare il cibo come si dice in inglese, come comfort food, quindi un cibo per dare conforto, per dare sollievo.
e quindi esagerando in quello che si mangia, non sempre nutrizionalmente giusto. E allora, che cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo intanto, voi dovete intanto cercare di riappropriarvi di quella che è la nostra cultura alimentare, ricordando che in Italia c'è una grande ricchezza di alimenti dovute alle biodiversità territoriali, no? E ricordare che gli italiani in generale sono conosciuti al mondo per il mangiar bene, e questo presupporrebbe anche il vivere in modo sano, cosa che non avviene. Dobbiamo cercare di portare i nostri ragazzi a capire che il cibo è famiglia, il cibo è emozione, il cibo è cultura e tradizione, ma soprattutto il cibo è salute. E accanto alla salute oserei dire la vita deve anche essere fatta di movimento, vero professore? Ecco, è un binomio che non può essere separato l'uno dall'altro. Mangiare sano e vivere in modo sano. Io finisco qui, non amo molto parlare, quindi do subito la parola agli esperti, ai relatori che hanno avuto la cortesia di essere presenti oggi, di questo ringrazio tutti. E adesso il dottore Romeo sicuramente darà la parola alla docente in modo tale che vi potrà esporre quello che è stato questo progetto. Grazie. E diamo subito la parola alla docente che ha ordinato questo progetto. No, poi ci teniamo tutti. Comunque la delegata a spiegare il nostro nome, querevano poi. Diciamo che bastano le altre. Va bene, quindi la professoressa Tina Polichini, prego. Grazie, sono solo delegata. Buonasera a tutti. A nome mio e delle docenti Guerrieri, Martino, Prestinizzi, Sgro e Stilo vi do il benvenuto a questo incontro. Grazie a tutti voi di essere qui. Grazie agli ospiti che hanno accettato di onorarci con la loro presenza. L'incontro è un'occasione per parlare di educazione alimentare, elemento fondamentale per il benessere della popolazione e la prevenzione di morte e malattie. Sulla base di questa considerazione, il nostro istituto comprensivo, nell'ambito dell'offerta formativa, ha promosso attività didattiche al fine di contribuire ad instaurare nei nostri ragazzi una cultura del buon vivere, fatta di comportamenti salutari, di cui l'alimentazione è componente fondamentale. Il convegno si inserisce all'interno del progetto extracurriculare dal titolo Educare ad una sana alimentazione, e ha avuto come obiettivo quello di sottolineare l'importanza di una corretta alimentazione, corretta in quanto si svolge nell'età evolutiva del bambino, dando un significato educativo, avendo il compito come educatori di trasmettere significati. Teniamo presente che l'età prescolare e scolare sono fasi di sviluppo progressivo, momenti in cui i bambini godono di una forte capacità di apprendimento e quindi costituiscono il miglior periodo per educare all'acquisizione di sane abitudini alimentari. È essenziale iniziare questo processo educativo fin dall'età scolare, in modo da contribuire a radicare una consapevolezza diffusa per una sana alimentazione. Un errato approccio al cibo si può correggere più facilmente quando è in via di formazione che non in età adulta, quando sono già presenti in modo strutturato comportamenti alimentari scorretti. L'accelerazione intensa dei mutamenti politici, economici, culturali ed ambientali della nostra epoca e i limiti dello sviluppo sono il quadro di riferimento entro in cui si muove l'educazione alimentare.
Sono riflessioni che delineano nuove finalità normative che favoriscono la percezione, l'analisi, la comprensione dei cambiamenti al fine di diventare cittadini consapevoli e responsabili di se stessi. Compito della scuola è quello di accompagnare i bambini nella conquista di un atteggiamento consapevole e positivo verso il cibo, anche in vista dell'evento internazionale di Expo 2015. Iniziativa che porta all'informazione e alla sensibilizzazione della famiglia e al coinvolgimento dell'insegnante per aumentare la consapevolezza dell'importanza di una sana alimentazione. È evidente la necessità di una feconda sinergia tra famiglia e scuola per migliorare le loro abitudini alimentari e il loro stile di vita e preparare i bambini di oggi ad essere protagonisti informati e consapevoli del domani. Concludo ricordando le parole di Abramo Lincoln: un bambino è qualcuno che proseguirà ciò che voi avete intrapreso. Egli si siederà nel posto in cui vi siete seduti e quando ve ne sarete andati dedicherà le sue cure alle questioni che voi oggi ritenete importanti, perché un bambino è il futuro dell'umanità. Grazie. Grazie alla professoressa Pontieri. Ora andiamo a dirvi ovviamente i nomi di coloro che daranno il loro contributo. Nel frattempo approfitto per ringraziare della presenza di tante maestre dell'Istituto Comprensivo Pasqua di Alvaro, del già dirigente scolastico nonché maestro di giornalismo. Un applauso a tutti i direttori. Ogni tanto mi tira le orecchie quando qualcosa non gli piace, quando gli piace qualcosa me lo dice. I veri maestri si comportano così, vero che? Grazie. Bene, a dare il loro contributo saranno il professor Fausto Gentomani, che è formatore territoriale e istruttore di Fit Walking, che è una disciplina che ormai ha preso veramente, sta dominando, ed è giusto che sia così. E se mi pare, e se non sbaglio, il dottor Bianco, oltre ad essere un buon calciatore, è anche un mezzo praticante di questa disciplina. E a proposito, proprio il dottor Vittorio Criago, pediatra, dirigente della struttura operativa complessa, quindi all'ospedale di Lodi. La dottoressa Angela Epifanio, responsabile dell'unità operativa di educazione sanitaria e medicina scolastica dell'ASP di Reggio Calabria. E la dottoressa Angela Sanci, dietista, alla quale regolarmente credo un po' tutti ci rivolgiamo per avere i sani consigli. Non hanno potuto presenziare e partecipare a questi lavori l'assessore Mimmo Rao, assessore provinciale che aveva dato la sua garantito la sua adesione, ma purtroppo ha degli impegni inderogabili e improrogabili e anche improvvisi, in verità lo hanno portato a Milano, quindi non ha potuto assolutamente essere qui con noi. E la dottoressa Lazzarino, che è rappresentante dell'Associazione Nazionale Dietisti, comunque hanno dato il loro importante contributo perché questo pomeriggio tutti noi fossimo qui a discutere di sana alimentazione. Stina Pomichelli, Teresa Prestinizzi, Elvira Stro e Caterina Stigo. Grazie, meraviglioso.
vorrei che i relatori venissero tutti qua, perché io quando si trattava di fare un piccolo omaggio abbiamo pensato che i fiori, io vi ringrazio perché io li adoro, e non volevamo fare i fiori, volevamo fare qualcosa in tema, e pertanto abbiamo deciso che uno dei nostri prodotti per eccellenza è l'olio. L'olio è salute ed è tradizione ed è cultura nel nostro territorio, quindi vorrei omaggiare ognuno di voi con una bottiglia di olio che ci è stato gentilmente regalato per questa occasione. Va bene? Grazie. Comunicazione di servizio gastronomica, con moderazione c'è un rinfresco dall'altra parte, ma con moderazione perché sono così. L'Istituto Comprensivo Pascoli Albaro ha organizzato il convegno ritenendo opportuno fornire un supporto informativo e specialistico alle famiglie, chiaramente anche con il coinvolgimento dei docenti che hanno portato avanti un progetto extracurriculare per quanto riguarda l'educazione alimentare. Una corretta alimentazione è il cardine fondamentale per un buon stato di salute, e come scuola noi riteniamo di dover offrire un percorso di educazione che consente ai bambini di già dalla giovane età, attraverso l'educazione alimentare, la scuola cerca di dare ai ragazzi quei principi di sana alimentazione che potranno seguirli per il resto della loro vita. Pertanto è necessario guidare i nostri bambini verso il vivere sano, il mangiare sano e verso una consapevolezza critica del mondo che ci circonda.